Nella fase del lockdown, che è durata, come sappiamo, fino al 4 maggio, anche i notai hanno contribuito a garantire il dovuto distanziamento sociale, quindi si sono limitati a ricevere soltanto gli atti urgenti e indifferibili. Dopo il 4 maggio l'attività è ripresa in modo ordinario. Fino a quando il periodo, diciamo, di pandemia non è completamente terminato, quindi il contagio non è completamente azzerato, se si tratta di una semplice consulenza forse è preferibile accontentarsi di una telefonata o di una videochiamata. Per fare un atto di compravendita è sempre necessario andare in presenza davanti al notaio. Si pensi soltanto a tutti i controlli che sono indispensabili e che quindi il notaio deve effettuare con la presenza della parte, non fosse altro per garantire che il soggetto che vende sia effettivamente legittimato a farlo. A maggior ragione in un periodo come quello del coronavirus, in cui tutte le autorità antimafia hanno denunciato il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nei traffici sia immobiliari sia commerciali. Se la persona non è in grado di garantire la presenza fisica presso lo studio del notaio, esiste da sempre la possibilità di conferire, per esempio, una procura ad un soggetto di propria fiducia, quindi si recherà dal notaio che si trova nella sede dove ha il suo domicilio e sarà poi il notaio a organizzare di tutto la spedizione della procura all'altro notaio che stipulerà l'atto anche in tutt'altra parte d'Italia. In alternativa i due colleghi si potranno anche organizzare per stipulare una scrittura privata autenticata in tempi diversi.